questo convegno incontriamo Nicolò Rinaldi, europarlamentare, vicepresidente dell'ALDE, ha fatto un intervento molto interessante citando tutta quanta la epopea della vicenda Cerroni, la discarica, i vari siti alternativi che hanno tutti di proprietà di Cerroni, e volevo appunto chiedergli appunto come europarlamentare cosa pensasse di questo, collegamento che sta già nel titolo di questo convegno, Roma chiama Europa, cioè praticamente lo stimolo a far sì che si crei un ponte di attività di mobilitazione civica dei cittadini romani per chiedere e ottenere legalità in questa città. Sicuramente da quando sono stato eletto, proprio nelle prime settimane, il tema dei rifiuti è stato quello su cui sono stato dal territorio, dall'Italia, più sollecitato. Quasi che i cittadini da una parte erano capaci di mobilitarsi, capaci di organizzarsi, capaci di creare dei comitati con delle loro perizie sulle falde acquifere, delle loro controperizie rispetto ai dati ufficiali, con delle relazioni tecniche sulla vicinanza della discarica rispetto ai centri abitati e via dicendo, e anche con una buona conoscenza, devo dire, delle disposizioni europee a cui l'Italia è sottomessa, e dall'altra la difficoltà che poi questi cittadini hanno, nonostante tutta la loro mobilitazione, di interloquire con qualcuno in Italia. Anche perché una delle caratteristiche di questa epopea, come la definisci giustamente tu, è la cacofonia istituzionale. Chi sulla questione dei rifiuti in realtà in Italia è colui che ha il bandolo della matassa, tra competenze dei comuni, delle province, delle regioni, del ministero, e poi il jolly piglia tutto, che è il commissario prefettizio, che poi ogni tanto arriva e che ha più voce che qualsiasi altro esponente istituzionale. Allora, rivolgersi all'Europa, rivolgersi nel mio caso al Parlamento europeo, a un parlamentare, devo dire che è stata per molti anche la possibilità di cominciare ad avere un inizio di risposta, qualcuno che può cominciare a spiegare che cosa fare per cercare di ripristinare dei baluardi di legalità, tenendo conto che abbiamo una direttiva europea sullo smaltimento dei rifiuti che, ed è questa una delle nostre anomalie, non ha costituito nessun problema particolare in nessuno dei paesi europei. Cioè, il dibattito sui rifiuti è in realtà una cosa tutta italiana. Negli altri 27 paesi dell'Unione qualche criticità ogni tanto la si può anche trovare, ma devo dire che sono criticità dovute a veramente delle contingenze di carattere locale, altrimenti questo non è una questione su cui ci confrontiamo con i colleghi stranieri, abbiamo delle soluzioni o delle problematicità che ciascuno porta a un tavolo comune, è una questione che riguarda soltanto noi, gli italiani. Poi magari con gli altri ci confrontiamo sulla valorizzazione dei centri storici, sulla questione delle disabilità e le smart cities, su le infrastrutture che possono essere più ecosostenibili, ma sulla questione dei rifiuti devo dire è una vicenda tutta italiana che il resto d'Europa ha risolto. Allora, riuscire a portare queste stanze dal nostro territorio in Europa ha rappresentato in alcuni casi ciò che ha fatto la differenza, perché se siamo riusciti ad arrivare alla chiusura di Malagrotta è stato perché a un certo punto la Commissione europea, incalzata anche dai parlamentari europei, i quali a loro volta erano incalzati dai cittadini, ha aperto una procedura di infrazione, ha fatto anche pagare una multa all'Italia, per cui o si chiudeva o la multa doveva essere ulteriormente pagata. E questo credo che accadrà anche per altri siti, come ad esempio io penso che se le cose non cambiano anche il sito dell'Ama Salaria sarà oggetto di una procedura di infrazione, così come siamo riusciti a scongiurare l'apertura della discarica a Corcolle vicino alla Villa Adriana, proprio perché c'è stata una sollevazione di scudi nazionale, sì, ma soprattutto europea, che è quella che a mio modo di vedere anche in questo caso ha fatto la differenza. Le anomalie sono state così tante in questa storia dei rifiuti. Ripeto, il fatto che è un dibattito essenzialmente italiano, una atipicità che è tutta nostra, quando nel resto d'Europa si dedica tempo, energie a ragionare magari su altre questioni, altre sfide che sono un pochino più consone al nostro tempo, e la questione dei rifiuti appunto è già risolta. Questa Babele
istituzionale che fa sì che poi è anche molto difficile non soltanto per il cittadino ma anche per lo stesso interlocutore europeo capire con chi confrontarsi, qual è il mio interlocutore, è il ministro, è il commissario, è la regione, è il comune, è la provincia, chi? Lo stesso commissario europeo per le politiche ambientali, Jan Potocnik, non rivelo certo un mistero, mi ha confidato che non è facile anche al suo livello come superministro dell'ambiente europeo, per così dire, avere un'idea chiara di chi in realtà è l'interlocutore col quale si deve parlare. Parlava con il ministro Clini, gli veniva detta una cosa e poi si scopriva che in realtà lo stesso ministero era meno potente di quanto forse lo stesso ministro pensava, insomma, non... quindi un quadro istituzionale complesso, una difficoltà di dialogo tra i cittadini e le autorità locali, per cui per avere una risposta, per interloquire, alla fine si arriva addirittura a livello europeo, si saltano tutti i livelli locali e nazionali, e attenzione, nella direttiva europea ci sono anche delle norme che riguardano la obbligatoria partecipazione e condivisione di alcuni passaggi decisionali con le popolazioni che abitano i territori interessati dai siti di trattamento dei rifiuti, quindi è un'altra delle cose che viene infranta in Italia. E poi questo costante sospetto, anche qualcosa di più, che dietro tutto ciò ci siano malaffare, interessi criminali, una cattiva gestione di tipo criminosa di questi territori. Devo dire che il fatto che si scoprisse costantemente che il terreno su cui bisognava intervenire, quello da chiudere, fosse di proprietà di una certa persona, quello in sostituzione, situato da un'altra parte, guarda caso anche questo proprietà della stessa persona, quello alternativo, anche questo della stessa persona, creava uno scompiglio, uno stupore, uno sbigottimento da parte dei nostri interlocutori europei. Ma com'è possibile? È un caso, è sempre una coincidenza, la magistratura non ha niente da dire, la magistratura all'epoca stava lavorando, però ancora i risultati non li avevamo, li vediamo più oggi, insomma, con le inchieste che hanno portato alle decisioni che conosciamo. Infine, devo dire che questa questione dei rifiuti per me ha rappresentato un caso, come dire, di imbarazzo un po' nazionale, perché è chiaro che quando abbiamo fatto delle visite in sito con colleghi stranieri e si ritrovano a Malagrotta, che è una discarica più grande d'Europa, con parole dette in libertà, a mio modo di vedere, guardate, questa è la parte trattata, questa è la parte indifferenziata, la parte trattata era veramente pochissimo, 2 o 3 materassi in un angolo rispetto a un Everest di indifferenziata, o quando si visita un centro come quello dell'Ama Salaria, dove siamo in mezzo alla città, accanto agli studi professionali di Sky, insomma, tanti condomini. Devo dire che sono cose che nel resto d'Europa non si vedono e certamente non sono un buon biglietto da visita. Infine, 2 note, come dire, positive. Ricordiamoci che comunque in Italia non è tutto così. Ci sono realtà sulla gestione dei rifiuti che rappresentano, anche rispetto agli standard europei, delle vere e proprie eccellenze. Curiosamente però queste buone pratiche non diventano sistema nel nostro paese, però sono molto importanti perché ci fanno capire che la possiamo fare, non dobbiamo mai accettare il fatalismo, è troppo difficile, no, qui noi siamo comunque arretrati, non è detto, abbiamo delle vere e proprie eccellenze nel nostro paese e dall'altro canto è anche bello vedere questa mobilitazione, ripeto, organizzata, seria, fatta anche con metodo da parte di tanti cittadini, comitati di cittadini. Io ne ho portati rappresentanti di vari comitati di cittadini anche a Bruxelles in un confronto comune tra queste realtà di società civile organizzata, perché come la chiusura di Malagrotta o lo scongiurato intervento a Quadro Alto o a Corcolle dimostrano, una protesta organizzata, intelligente, non demagogica e tenace, perché contro certi interessi bisogna avere perseveranza, può portare comunque a dei risultati.
Beh, noi abbiamo sperimentato che per quanto riguarda per esempio il sito che era stato individuato dalla Valle Galeria, i cittadini si sono molto mobilitati, peraltro Liberi TV ha fatto anche un reportage su quella zona che era già assolutamente devastata da un punto di vista ambientale per tanti siti molto molto problematici e inquietanti, e sono riusciti a portare l'Europa, e quindi questo è un po' a dimostrazione del fatto che a volte i cittadini stanno più avanti della politica in Italia. Sicuramente, sulla questione dei rifiuti è veramente una verità la palissiana. Spesso si dice, ma ad esempio la differenziata è troppo difficile da fare, i cittadini non sono pronti, poi ci sono dei comportamenti di... Sì, cambiare abitudini comporta sempre un po' di tempo e un certo costo, un costo proprio di adattamento, di nuovo comportamento, però io sono convinto che alla fine il senso civico premia, laddove ci sono degli esempi virtuosi che arrivano dall'amministrazione e laddove certe scelte vengono date con persuasione di argomenti logici, razionali per il bene comune, sono sicuro che si arriva ad affermare quello che c'è di meglio nella nostra società, e i cittadini quando poi sono messi sotto pressione, per fortuna, ecco, hanno il sano istinto di ribellarsi. Quello che è interessante in questo caso dei rifiuti su Roma è che siamo riusciti a creare una sorta di alleanza tra le migliori istanze della società civile, appunto organizzata da una parte, e le migliori istanze delle istituzioni europee, che ripeto hanno potuto fare la differenza. Grazie molto a Nicolò Rinaldi, parlamentare europeo, vicepresidente dell'ALDE. Grazie ancora.